La finestra di Mario Soldati, quinta parte. La accompagnai a Brook Street. Naturalmente, il giorno dopo, senza dir nulla a Twinkle, tornai dalle due donne e con qualche complimento e qualche sterlina riuscii a strapparle il curioso quadernetto che portava sul frontespizio un disegno a penna dei Lungarni. Di qua e di là la prospettiva delle case. A sinistra, oltre i tetti, la torre di Palazzo Vecchio. Nello sfondo i colli. In primo piano il ponte di Santa Trinita. Sotto l'arco del ponte, come in un fregio, era scritto a stampatello «Fort Twinkle, il suo Gino, Londra, novembre 1939». Nell'attimo in cui mi consegnava il quadernetto e prendeva il denaro, Don mi sorrise e disse «Voi certo penserete che io sia molto venale». «No, perché?» «E che io sia convinta in questo momento di fare una cattiva azione verso la memoria di Gino?» «Vi assicuro di no». «Ma non vi avrei mai consegnato questo libretto se non vi avessi udito varie volte chiamare la vostra amica col suo, del resto, ingiustificato nomignolo». «Ma allora perché non glielo avete dato a lei stessa ieri? L'avreste fatta così felice?» «Chissà», rispose Don, stringendosi la vestaglia di seta alla cintura con la mano che teneva i denari e offrendomi l'altra con improvvisa civetteria in un gesto di congedo. «Può darsi che la lettura di quanto è scritto in quel quaderno non sia poi per lei così piacevole». La guardai sorpreso. Dal suo sguardo fermo e dalla strana eleganza delle sue ultime frasi, mi parve infine di capire quella natura fatta di contrasti, mista di volgarità e di alterezza. Ammirai quella ruvida aristocrazia che è propria talvolta alle anime più genuinamente plebee. Solo nella mia camera d'albergo, immobile in una poltrona davanti alla finestra, attesi lungamente che il sole tramontasse, confusa nebbia rossa ed oro, di là dagli alberi ancora spogli del Green Park. Finalmente accesi il lume, aprii il quaderno e... Capitolo ottavo. E cominciai a leggere. «Quando tu, mia unica, mia adorata, mia per sempre Twinkle, quando tu leggerai queste righe, non so dove io sarò, come sarò e neppure se sarò ancora in vita. Sono passati ormai più di 10 anni dall'ultimo giorno che ci siamo visti e da quel giorno io temo che tu non abbia più saputo nulla di me. Temo? Sì, temo. Non ho fatto nulla per rivederti. Mi sono anzi nascosto a te tutto questo tempo, ma insieme non ho mai vissuto un solo istante senza il desiderio che un caso fortunato e improvviso ci facesse incontrare. Non so più dove abiti adesso. Hai ancora il flat a Fulham Road? Suppongo di no. Tuttavia, i primi 2 o 3 anni, pensando che tu ancora vi abitassi, ho evitato sempre, con grande attenzione, di passare nelle adiacenze. Non la mia volontà, il destino doveva farci incontrare, ma il destino finora non l'ha voluto. Mi hai sempre rimproverato di essere fatalista. Sei così diversa tu. Pensi che con la volontà, la decisione, l'applicazione, la disciplina si possa tanto, forse tutto nella vita. Lo pensi ancora? Volevi che io volessi lavorare, diventare un gran pittore. Io mi sono sempre lasciato andare. Tutto quello che ho combinato, di buono o di cattivo nella mia vita, l'ho sempre combinato così, lasciandomi andare. Come ti irritava questo mio atteggiamento? In compenso, devi ammettere che se sono privo di volontà, sono anche privo di qualunque orgoglio. Non mi vanto niente, ma proprio niente, di quel poco di buono che posso aver fatto. Mi è venuto, così. E non credo mai di essermi meritato le gioie che la vita mi ha dato e mi dà. Ringrazio il cielo, o Dio, o chiunque sia, perché io non ho mai mosso foglia, neppure per avere un po' di ombra o un po' di sole. Fatale è stata la mia scomparsa dalla tua vita. Che dico, dalla vita mia stessa e dalla società. Vivo ormai da molti anni come una specie di fumattia Pascal. Ti ricordi il libro di Pirandello? Abbiamo anche visto il film insieme, ti ricordi? A Siena, quella notte di giugno che avevamo tanto litigato perché io volevo andare al cinematografo e tu invece volevi passeggiare fino a Monte Oliveto. A Monte Oliveto poi ci siamo stati, 2 o 3 notti dopo. Era un chiaro di luna meraviglioso, i grilli e le lucciole che empivano l'oscurità, di quell'aria né fredda né calda. Quella dolcezza che si spandeva nei nostri petti e tutto intorno e che pareva non potesse più finire, quella felicità che sembrava così naturale, così semplice, ed era invece un miracolo che non si sarebbe più ripetuto. Chiudo gli occhi e vedo ancora le lucciole fitte nelle zone nere dell'ombra dei cipressi. Sento ancora la tua vita snella e forte che stringevo col mio braccio, e il nostro lungo silenzio rigato dai grilli. Ore e ore, forse, noi due accanto, in quel buio, in quella luna, in quella dolcezza, in silenzio. Ma oggi, nel ricordo, è come se non avessimo mai cessato di parlare, non è vero?
Pensavamo Twin con le stesse cose istante per istante ed era come se ce le confidassimo continuamente e non ci siamo mai annoiati un solo attimo quella notte di giugno, non siamo mai più stati così felici. Sono il fu Mattia Pascal, non ho più nome né stato civile, lavoro per conto mio in casa, in questa casa dove sono ospite di due signore. Non ti arrabbiare, se potessi parlarti, se potessi raccontarti per filo e per segno come ciò è accaduto non ti arrabbieresti. Almeno non ti arrabbieresti troppo, perché capiresti. Sei l'unica donna, anzi l'unica persona che abbia sempre capito tutto di me. Non vuoi più esserlo? Dunque cerca anche questa volta di capire. Non l'ho fatto apposta. Te l'ho detto, lo sai. Non ho mai fatto niente apposta in vita mia, neanche le cose più piccole. Figurati una cosa così grossa, così enorme come questa, scomparire. Saltai dalla finestra del tuo flat su quel tetto basso soltanto per impazienza. Mi dava fastidio vederti preparare con tanta cura e così poca abilità quei toast imburrati per il commendatore che doveva venire a prendere il tè, il negriero che mi avrebbe messo la testa a partito. Non sei mai stata brava nelle cose di cucina, lo sai benissimo, ma guai se te lo dicevo. Volevi essere brava anche in quelle. Mi dava fastidio vedere che ti sporcavi le mani di burro e marmellata, le tue mani che sono fatte per tenere la penna e per accarezzare. Impazienza soltanto. Saltai. Poi, subito di già che ero sul tetto, cominciai a passeggiare in su e in giù, inoltrandomi tra tutti quei comignoli e tornando ogni volta indietro alla finestra per vedere se avevi finito. Ma tu non finivi mai. Ogni volta speravo di vederti senza tosti in una mano e senza coltellino nell'altra. Ma eri lentissima, impacciata, meticolosa. Ti cascava un toast, pestavi il piede, damn, dicevi, e prendendo il toast che era caduto con un tovagliolino di carta, lo mettevi da parte, non sul piatto dove c'erano già gli altri preparati, ma su uno scaffale e lo nascondevi dietro un libro. Ogni volta, andando in su e in giù per il tetto, facevo una passeggiatina più lunga, ogni volta un po' più lunghetta. Lo spettacolo che ogni passo si apriva innanzi a me mi incuriosiva come quello di una giungla vergine o di un labirinto magico. Ah, tu conosci Backyards di Londra e ricordi la tua finestra, quindi potrai, anche se non ci hai mai pensato, immaginarti benissimo ciò che vedevo. Mi pare anzi, e ben ricordo, di aver fatto prima ancora di saltare dalla finestra un disegnino di quello che dalla finestra si poteva vedere e di averlo lasciato sul tuo scrittoio. Forse l'hai trovato? L'hai conservato, forse? Sono sicuro che fu una visione la quale mi colpì e mi attrasse fin dal primo momento, se no non avrei fatto quel disegnino. Mi sono poi sempre ricordato così perfettamente ciò che si vedeva dalla tua finestra che a memoria l'ho ridisegnato tante volte e ne ho fatto alcuni quadretti a olio. Ma l'incanto immobile e silenzioso che la vista di quei backyards mi aveva dato alla tua finestra aumentava, s'apriva e svolgeva man mano che io procedevo sul tetto tra i comignoli, calpestando quella che mi era tutta prima parsa una prospettiva impraticabile e quasi dipinta. Non era più l'incanto che mi aveva preso alla gola il primo momento, quella sensazione viva, pungente, inarticolata, inspiegabile, senza pensieri né sottopensieri, che mi aveva costretto a sedermi al tuo scrittoio e a buttar giù il disegnino. Era un'altra cosa. Ognuna di quelle facciate grigie, bianche, rosso cupo, catrame, era una casa, e ognuna di quelle case doveva racchiudere, benché, come naturale in Inghilterra, non ne apparisse fuori alcun segno, una vita, mille vite. Dietro ognuna di quelle finestre, ermeticamente chiuse ed enigmaticamente tese di cortine ricamate, si agitavano, o perlomeno agitavano i loro pensieri, uomini, donne, mariti, mogli, ragazze, vedove, bambini. Fuori non appariva nulla. Ed era questo che incuriosiva e imprestava quelle costruzioni che un italiano portato qui di peso da Chiaia o da Sottoripa giurerebbe disabitate, un mistero, una forza, e come la certezza di una vitalità portentosa. A restar fermo, queto, mi ero ormai allontanato talmente dalla tua finestra che anche voltandomi indietro non la vedevo più. Il labirinto del tetto, fra angoli, scalette e dislivelli, chissà dove mi aveva portato. A restar fermo e queto, però, cominciavo a poco ad accorgermi di qualche cosa. Un gatto saltava da un davanzale in un cortiletto. Una cortina era stata scostata da una mano e poi subito richiusa. Tendendo l'orecchio pareva di udire, ma sì, era il pianto di un bimbo dietro la finestra. Non ho mai portato orologio, lo sai. Quando tornai a pensare non a te, che a te lo sai penso sempre, perché quando penso a me penso a te, ma quando tornai a pensare al commendatore, che forse era già venuto da te e mi aspettava, lì nel tuo flat, davanti ai toast imburrati e con la marmellata, mi sentii stringere il cuore. Mi ero accorto, al solo pensiero del commendatore, che io ero così, con tutti i miei guai e coi litigi con te e senza soldi e nessuna voglia di lavorare, nessuna speranza di averne,
totalmente felice. Andare in America, lavorare, fare un orario. Perché? Perché? Ci saremmo sposati. Ah, e non sarebbe stata la fine di tutto? No, dici tu. No, perché ci vogliamo bene e due persone che si vogliono bene cercano naturalmente di stare insieme più tempo possibile, di vivere e di morire insieme. Ma io non ho mai cercato niente e non ho mai cercato neanche questo, Twinkle mia. Mi sono sempre lasciato andare. Non ho dunque allora, neanche allora, cercato di sfuggire al commendatore, di non andare in America, di non sposarti. Non ho cercato niente, non ho voluto niente. Semplicemente mi repugnava tornare indietro, rivedere la faccia bianca e la barba grigia del tuo amico, le sue mani grassocce, i suoi calzoni a righe, il suo dolce accento napoletano, il suo sorriso buono, i suoi occhi intelligenti, le sue lenti d'oro. Per ora, mi dicevo, continuiamo così. Tornerò più tardi da Twinkle, si capisce. Questa sera, più tardi, quando lui ormai se ne sarà andato. In quel momento, o forse molti momenti dopo, non so, non ricordo quanto tempo camminai e sostai fra quei comignoli, per quei tetti, in quel silenzio sovrumano che era formato dal rumorio continuo, fuso, lontano e inavvertibile degli autobus e della città. A un certo momento, infine, una finestrina seminascosta da una scaletta di ferro, la finestrina di un seminterrato in fondo a un cortiletto che avevo sotto di me, si aprì con un tintinnio e vidi una donna con una gran chioma di capelli rossi che si affacciava e mi guardava, fissa, seria, come se già mi avesse notato attraverso la cortina e volesse ora capire perché passeggiavo sui tetti, insolitissimo spettacolo per un inglese. Vedendo il volto serio di quella donna, riflettei che la mia stanchezza era illecita e quindi sospetta. E mi stupii che fino allora nessuno mi avesse notato. Ma chissà, forse invece ero stato osservato e già avevano chiamato la polizia. La polizia inglese mi ha sempre fatto una grande paura. Pensai a tornare indietro. Ma dopo qualche passo un doppio timore mi arrestò. Il commendatore da te che ancora mi attendeva. E la lunghezza del tragitto durante il quale la polizia avrebbe avuto il tempo di acciuffarmi. Così, istintivamente, mi rivolsi alla donna e le domandai con garbo the way out, la via per uscire da quel labirinto e raggiungere la libera strada. La donna mi indicò solo il primo pezzetto, come passare su un tetto attiguo, scendere nel cortile, entrare nella casa. L'uscita non me l'insegnò mai più. Da quel momento rimasi sempre in quella casa. Non materialmente in quella casa, l'abbiamo cambiata già 4 volte. Voglio dire che da quel momento rimasi con quella donna, non fui più un uomo libero, non fui più me stesso. Non era e non è sola. Viveva e vive con un'amica. Un tipo tutto diverso, una piccola, magra, bruna. Sono due caratteri opposti, litigano sempre. Sembra che si odino e invece si vogliono molto bene. La vera ragione per la quale non me ne sono più andato è forse proprio questa, che sono due. I giorni di malumore si alternano, i difetti dell'una compensano i difetti dell'altra, e con l'una e con l'altra vado sempre d'accordo, riesco ad avere sempre un poco di pace. Se mentre aiuto una, quella grossa dai capelli rossi, a far cucina, essa dice qualcosa che mi offende, una parola dura o volgare, penso all'altra, quella piccola e bruna, che è come lei mia buona amica, eppure è così diversa, dolce, raffinata, devota. E questo solo pensiero mi consola, mi dà la forza di sopportare e di aspettare. Se mentre aiuto la seconda a fare le pulizie, essa a sua volta, perché anche lei ha i suoi difetti, mi irrita con discorsi lunghi e noiosi, penso alla prima. Tutta fuoco, franchezza, bruscherie. E porto pazienza, perché so già che tra poco la musica cambierà. Ti fa orrore la mia vita? Tu mi conosci, Twinkle, tu mi capisci. Tu che in te sola, unica donna al mondo, riunivi per me, nei tuoi sentimenti così vari, nelle tue qualità così numerose, nella tua intelligenza e nella tua grazia, nella tua dolcezza e nella tua forza, nella tua serietà e nella tua allegria, non due, né tre, né quattro, ma tutte le donne di questo mondo. La cucina, le pulizie, che vita faccio? Vita di casa. Leggo romanzi inglesi, ho imparato bene la tua lingua ormai. Credo di aver letto tutti i romanzi di Dickens. Com'è bello l'inglese e com'è divertente la letteratura. Esco poco, qualche volta ma raramente per commissioni, e qualche volta per il weekend vado in campagna con le mie due buone amiche, in buona armonia, tutti e tre assieme. Dipingo, ahimè, molto poco. Ho anche venduto qualche quadretto, ma senza firmarlo, a conoscenti della mia padrona. Chiamo così la mia amica dai capelli rossi perché è sempre la titolare dell'appartamento, la padrona di casa, via. Sono conoscenti suoi che io evito accuratamente di incontrare perché non voglio fastidi. Voglio continuare a vivere e forse morire così come ho fatto in questi anni, incognito, quasi libero e senza responsabilità.
Speriamo che non venga la guerra. Le cose potrebbero cambiare. A meno che tu, Twinkle, mia unica adorata, tu non ricompaia miracolosamente nella mia vita. Tu, sento, tu sei l'unico avvenimento che ancora potrebbe mutarla. Non c'è stato giorno in questi lunghi anni che io non abbia pensato a te. In questi ultimi tempi sono stato malato abbastanza seriamente, un'infezione intestinale. Ora comincio a stare meglio. Da 4 giorni sono senza febbre e il dottore che mi ha visitato dice che posso considerarmi guarito. Ma mi sento molto stanco, molto fiacco. E questa lettera che ti scrivo, ma è una lettera. È una confessione, uno sfogo, una lunga confidenza, un bisogno di parlare con te dopo tanto tempo e dopo le notti solitarie della mia malattia, anche se so che non ti spedirò questa lettera e che forse non la leggerai mai. Non so neppure più dove abiti. Se fossi sicuro di morire, forse ti farei cercare. Ma dove? Come? Bisognerebbe andare a vedere a Fulham Road e risalire di indirizzo in indirizzo. Forse sei tornato in Italia. Molte notti della mia malattia, con la febbre forte, ero solo in casa e pensavo a te, mia dolcissima, che non mi avresti lasciato solo. Le mie 2 amiche non possono, non bisogna accusarle, poverette. Credo nel delirio di averti chiamata. L'unico conforto era per me mormorare continuamente il tuo nome, con la certezza che tu mi ami sempre. Appena ho potuto, fasciato intorno alle gambe da una coperta, mi sono messo allo scrittoio e su questo album che ancora avevo mi sono messo a scriverti queste cose. Qui il manoscritto si interrompeva. A metà della pagina seguente Petrucci, con la sua calligrafia sottile, svagata ma chiara, aveva ricominciato. Riprendo, Twinkle mia, questo scritto a te indirizzato dopo più di un anno. Non ho la forza di rileggere quello che ti avevo scritto. Ricordo che è passato più di un anno perché ero stato malato ed era l'ottobre. Siamo stasera al 25 novembre del 1939. La guerra è scoppiata. Continuo a vivere nascosto in Londra. Spero che non mi scoprano e se ci sarà la guerra anche con l'Italia, ma forse non ci sarà, che non mi mandino in un campo di concentramento. Le mie amiche comunque sono decise a tenermi ben nascosto. Dove sei, Twinkle? Che cosa fai? Il primo anno della mia scomparsa, quando abitavamo ancora nella casa dove ero giunto attraverso i cortili dalla finestra del tuo flat, avevo, si capisce, la continua sensazione che vivevo nello stesso isolato dove vivevi tu, non lontano dunque da Fulham Road. E qualche volta, affacciandomi sul backyard, guardavo verso la tua direzione e pensavo che in pochi minuti, in pochi passi, con un semplice gesto quasi avrei potuto raggiungerti. Ciò mi dava una dolcezza, una consolazione infinita. Era come se tu fossi lì a portata di mano, e forse non facevo quel gesto soltanto perché avevo la certezza di poterlo fare. Poi siamo andati lontano, da un'altra parte della città. Pensai subito, tuttavia, che raggiungerti era facilissimo. Bastava prendere il tube, un bus. In 30 minuti, 3/4 d'ora ero da te. A poco, attraverso gli anni e i miei vari domicili e l'assoluta ignoranza dei tuoi, questa certezza divenne un'illusione. Ma io, credimi, Twinkle, non mi accorgo che è un'illusione, abituato ormai come sono da tanti anni alla tua assenza provvisoria. O sbaglio? Non potrei, se proprio volessi, se volessi una volta una cosa in vita mia, ritrovarti. Mi hai dimenticato? Ma tu oublié? Mon amour, m'aimes-tu encore? Capitolo 8. Così finiva il manoscritto. Ricordai che anche la loro conoscenza era cominciata sul sagrato del Duomo di Pisa con una frase in francese. Mi domandai che cosa dovevo fare. Ero in dubbio se la lettura del manoscritto avrebbe fatto a Twinkle più piacere o dispiacere. Il carattere evasivo del Petrucci, impasto di cinismo e affettuosità, vi si rivelava senza equivoci. Sarebbe stato un colpo per Twinkle. Oppure essa lo aveva amato così, con questi difetti, per questi difetti, e il manoscritto non le avrebbe in fondo appreso nulla di nuovo. Oppure ancora, tutto è possibile, essa, innamorata e cieca fino alla fine, non avrebbe capito neppure ciò che il Petrucci le diceva così chiaramente, che egli invece l'aveva amata di un amore inconsistente, letterario, immaginario. Mentre le 2 donne, Don e Magdalena, nel loro alternarsi, erano la sua realtà concreta, per quanto concreta potesse mai essere la realtà di Gino Petrucci, che si era fissato per la prima e per l'ultima volta proprio in questa continua e altalenante evasione dall'una all'altra donna, in questa alterna negazione di sé medesimo. Mi spingeva a dare a Twinkle il manoscritto il pensiero che un ricordo, anche offensivo, di una persona amata e perduta è sempre caro. Me ne tratteneva un filo delicato di speranza, che Twinkle, leggendo il manoscritto, avrebbe finalmente capito chi fosse Gino Petrucci e si sarebbe, seppure così tardi, rivolta verso di me. Di nuovo meditavo il mio segreto progetto di un'ultima vecchiaia non solitaria.
Twinkle avrebbe finalmente capito, avrebbe accettato di sposarmi, sarebbe venuta con me a Milano. Con questo manoscritto io possedevo forse l'arma per convincerla, e mi repugnava convincerla così. Infine, poiché era già tardi ed era l'ora che dovevo, come le altre volte, recarmi a casa sua per uscire a pranzo, le scrissi un biglietto che ero molto stanco, restavo in albergo, mi scusasse se non le facevo compagnia, ma ero certo di supplire con il dono che le facevo. Insieme col biglietto inviai l'album, avvolto in carta velina e delle rose. Qualunque fosse poi stato l'effetto della lettura del manoscritto, fino a quel momento essa amava Gino. Io evitavo così di assistere all'attimo in cui ella si sarebbe trovata tra le mani l'estremo messaggio di lui e avrebbe certo preferito essere sola. Era quasi mezzanotte e stavo prendendo sonno quando il telefono squillò. Era Twinkle. Aveva ricevuto, aveva letto. Aveva letto e riletto, riletto infinite volte lo scritto di Gino. Ancora parlandomi al telefono ne piangeva e rideva insieme con parole sconnesse, tra commosse, confortate e quasi deliranti. «Grazie, grazie, grazie, caro! Tu non puoi capire la gioia che mi hai dato! Sei davvero il mio grande amico! Ora muoio contenta! So che Gino mi amava, che non ha mai cessato di amarmi e di pensare a me! Te lo dicevo io, lo sapevo, lo sentivo! Ma ora lo so proprio, ogni giorno leggerò almeno una volta tutte le sue parole! E sei tu che mi hai dato questa gioia! Io ti ringrazio, God bless you, darling! E Dio ti benedica, caro!» Io non rispondevo nulla, si capisce. La lasciavo dire. E mi chiedevo se essa avesse capito, lo amasse così, o se invece non avesse capito niente. Ci ho ripensato poi parecchie volte, ma sono sempre rimasto nel dubbio. Che cos'è l'amore? Twinkle al telefono parlò, credo, per un'ora. Mi rileggeva intere frasi del manoscritto che io, naturalmente, le dissi di non aver neppure guardato. Mi raccontava di Siena e di Monte Oliveto e mille altre cose. Non avrebbe più avuto paura ormai la notte. Le parole di Gino erano la sua presenza viva. Da ultimo mi domandò di venire da lei la mattina presto. Voleva leggermi di seguito tutto, quasi tutto, precisò subito, il manoscritto, perché c'erano naturalmente delle cose intime che erano solo per lei. Sapevo quali erano queste cose, ma com'è difficile agli inglesi conoscere davvero gli italiani. Siamo sempre meno onesti di quanto ci pensino. Twinkle non sospettò mai per un istante che io avessi osato leggere quel manoscritto a lei indirizzato. Tuttavia, lo avevo letto non per curiosità, bensì per risparmiarle, se era il caso, un dolore. Sempre meno onesti, ma anche sempre più umani di quanto ci pensino. «A domani, caro», disse Twinkle mandandomi un bacio. «A domani?» Abbassai il ricevitore. Anche questa storia finiva come doveva finire. Di lì a pochi giorni, anticipando sulla data che avevo stabilita, ripartii per l'Italia e Twinkle non era con me, naturalmente.